Oggi siamo presso il Palazzo della Regione, il nuovo Palazzo della Regione. Siamo in questa splendida location che fa da contorno a una giornata di lavori scientifici, una giornata che ha per titolo Dalla biomeccanica alla biologica. È un titolo fortemente voluto da noi, da un po' tutto lo staff della scuola. Devo dire che concretizza e sintetizza i concetti basilari che stanno alla base della nostra scuola, una scuola funzionalista per vocazione e tradizione. Focalizza il fatto che l'ortognatodonzia storicamente legata a fatti meccanici e meccanicistici, in cui più si è prestato talvolta attenzione ai vari meccanismi per applicativi dal punto di vista delle apparecchiature per spostare il singolo elemento dentario, bene, secondo i concetti della nostra scuola deve orientarsi sempre di più a vedere, a visioni ben più ampie, ben più di alto contenuto scientifico e di più alto riscontro biologico. Deve essere focalizzata, come ormai da tempo la nostra scuola è orientata, a meccanismi di ripristino morfo-funzionale, quindi ripristino anatomico e ripristino funzionale, inteso nel senso più ampio del termine, della più ampia accezione del termine. Quindi non solo gli elementi dentari, ma le strutture scheletriche, non solo il meccanismo di masticazione, ma le multifunzioni stomatognatiche, quindi deglutizione, fonazione, mimica, respirazione e, inutile dire, in equilibrio con l'intero sistema stomatognatico, in equilibrio con l'intero organismo. Lo stato di salute o lo stato di malattia e di benessere è uno stato globale. Oggi tanto si parla di stato di salute, mai più che oggi lo stato di salute del cavo orale viene strettamente correlato con lo stato di salute sistemico. Noi sappiamo che l'apparato stomatognatico ha una ripercussione importante sulla salute globale del soggetto, e non solo. Se noi valutiamo dal punto di vista psicologico, il sorriso è sicuramente la parte più qualificante dell'essere umano e più caratteristica. Gli animali mostrano gli elementi dentari in senso di aggressione, li mostrano per dicendo: attenzione, ho i denti, sono pronto a morderti. L'essere umano lo fa come elemento socializzante, lo fa per dire: mi sei simpatico, stai dicendo delle cose che mi piacciono, godi della mia stima e godi del mio rispetto, godi di tutta la mia simpatia e godi del mio affetto. Questo è il significato del sorriso umano, e ovviamente in questo contesto l'ortognatodonzia acquisisce veramente confini che viaggiano dalla componente somatica e la componente psicologica. Se poi li consideriamo in un individuo in accrescimento, comprendiamo come questi meccanismi e questi elementi possono essere determinanti nella qualità di vita, lo stile di vita, la qualità di vita futura di tutti noi. Io più volte in queste giornate ho espresso il concetto che l'odontoiatria, nella sua più ampia accezione, interessa la totalità della popolazione mondiale, e mi piace usare questo termine in maniera appropriata, visto il quanto si è aggiunto per contenuti nell'ambito di questa giornata. In questa giornata abbiamo visto una presentazione di Expo per quanto riguarda il suo sito, il suo impianto, la sua struttura, il suo palinsesto e nella sua progettualità estremamente complessa. E abbiamo visto Padiglione Italia nella sua rappresentatività italiana nei confronti delle altre 150 nazioni che parteciperanno. Ed ecco nascere, proposto da noi da tempo e oggi finalmente accettato nell'ambito del programma che si realizzerà presso Padiglione Italia, vediamo il progetto Ogni bocca alla sua lingua. E
intesa nel senso che ormai ogni realtà è una realtà multietnica. Milano vive, presenta almeno 150 diverse etnie che sono presenti nella città. E nelle scuole abbiamo scuole in cui classi in cui la maggioranza è costituita da bambini non nati in Italia. E comprendete quale laboratorio, quale incubatore di idee può essere, di informazioni e di educazione a livello di una corretta igiene orale possono essere queste situazioni. Ed ecco il progetto Milano per la salute orale nel mondo. Un progetto scientificamente coordinato e correlato insieme allo Scientific Advisor di Padiglione Italia, il professor Enzo Grossi, con cui abbiamo l'onore e il piacere di collaborare e con lui tracciare questo progetto. 50.000 bambini in 200 scuole milanesi verranno esaminati a campione, con un campione di almeno 5.000 bambini, tenendo conto dell'etnia a cui appartengono. E si erogheranno informazioni di igiene orale e a campione si andrà a vedere la ricaduta che queste informazioni potranno avere nel cambiare le abitudini di, non solo di igiene orale, ma ovviamente anche di igiene alimentare, tenendo conto che se noi informiamo un bambino e istruiamo un bambino, il bambino riporterà nell'ambito della propria famiglia, del proprio nucleo familiare le informazioni. E quindi comprendete come quest'opera e questo modello di ricerca diventerà particolarmente efficace e propositivo nei suoi risultati nei confronti di Expo, dove 150 nazioni già hanno prenotato il loro sito, il loro stand, e arriveranno nei 6 mesi di Expo, si presume, almeno 20 milioni di visitatori appartenenti a oltre 150 diverse nazioni mondiali. E tutto questo culminerà, per quello che ci riguarda, nelle giornate SIDO previste per l'ultimo weekend di ottobre, l'ultima settimana di ottobre, al culmine di Expo. Quindi una forte partecipazione della SIDO ad Expo, un forte coinvolgimento di SIDO in Expo e soprattutto una partecipazione estremamente sentita che diventerà, speriamo, sempre più corale, coinvolgendo i milanesi e coinvolgendo gli italiani tutti, di cui daremo informazione in tutte le nostre presenze, anche e soprattutto ai congressi internazionali. Il SIDO Desk fornirà in tutte le occasioni, a iniziare dalla società, al congresso della società europea, al congresso americano e al congresso di Londra, fornirà informazioni non solo relative al programma scientifico SIDO, ma anche e soprattutto con forte link con Expo. Quindi sentiamoci uniti in questa progettualità, partecipiamo a questa progettualità che è estremamente ampia e a mio giudizio deve sentirci coinvolti tutti, con grande senso d'orgoglio. Grazie.